Allora, oggi faccio delle frittelle di, più che frittelle, delle pizzette di cavolfiore, però al forno, così almeno sono un po' meno caloriche, ok? Allora, questi sono praticamente 7 etti di cavolfiore, da crudo erano 7 etti, poi sapete, sbollentandolo, togliendoli tutta la parte dura sotto, diciamo che cotto diventa mezzo chilo. L'ho fatto sbollentare, ma deve restare bello sodo, vedete? Giusto, giusto che rimanga abbastanza morbido, morbido ma sodo. Poi 175 ml di acqua tiepida. Qua sono invece 160 g di farina tipo 0. Poi andremo a mettere un po' di noce moscata grattugiata, sale e pepe, un uovo e un po' di prezzemolo tritato. Eccolo qua. Una bella manciatina di prezzemolo. Poi, se volete, aggiungere anche un po' di parmigiano o pecorino. Ok, allora per prima cosa andiamo a sbattere l'uovo in una terrina. Allora, io ho preso una ciotola capiente, ho messo l'uovo, ho sbattuto l'uovo. Adesso aggiungiamo in ordine noce moscata, prezzemolo, sale, pepe e acqua. Allora, vedete, ho messo il prezzemolo, sale, pepe, noce moscata, mescolo. Adesso aggiungo l'acqua e poi poco per volta la farina, cercando di non far fare i grumi. Allora, aggiungiamo prima l'acqua. Deve essere tiepida l'acqua, né bollente né fredda, eh? Allora, facciamo questa emulsione. Bene, bene. A questa emulsione adesso aggiungeremo la farina. E in ultimo poi metteremo il cavolo tutto a fiorellini. Intanto accendiamo il forno perché deve essere bello caldo. A 200 gradi. Ho aggiunto già un po' di farina cercando di non far fare i grumi. Ovviamente la farina è già setacciata, scusate, non ve l'ho detto prima, però diciamo che è quasi sempre sottinteso setacciarla. Ok, ancora un po' di farina. Cerchiamo di lavorarla abbastanza che non si formino grumi. Ora incorporiamo il restante della farina piano piano a pioggia, ancora un po'. Deve venire proprio tipo pastella, come quando si fanno le pizzette anche fritte, più o meno per intenderci. Solo che così almeno vengono anche un pochino più leggere. Poi diciamo che se facciamo le cose un po' più leggere dopo Natale ci sta. Ok, ecco qua il restante della farina. Ok, la nostra pastella bella liscia e omogenea è venuta fuori. Adesso facciamo che mettere tutti i fiorellini di cavolfiore. Bene, li ho sgretolati tutti, vedete? Terminato tutto, ho messo tutto dentro, tutto sgretolato. Poi prendiamo un mestolino di plastica, così o di legno, lo poniamo tutto quanto bene bene. E adesso prendiamo una teglia da forno a leccarta, foderiamo con carta forno e mettiamo cucchiaiate di queste pizzette. Il forno deve essere bello caldo, 200 gradi, facciamo cuocere per 20 minuti. Allora mescoliamo bene bene e poi adesso vado a mettere sulla teglia. La teglia è già qui pronta. Io con questo cucchiaio mi sono aiutata, vedete, ho fatto proprio a cucchiaiate. Ok, ne sono venute fuori 11, possono 10, 12 più o meno. Allora, se avete il forno ventilato a 200 gradi, 15 minuti, se è statico, 250 gradi, sempre 15 minuti. Ecco qua le nostre frittelle di cavolfiore, pizzette, scusatemi, di cavolfiore. Ora andrò a metterle in un piatto, un vassoio. Ecco qua le pizzette di cavolfiore, belle calde, hanno un profumo gradevolissimo. Un'ottima cena ed è un modo anche per far mangiare le verdure ai vostri bimbi. Alla prossima, buona degustazione a tutti e vi aspetto, iscrivetevi pure al mio canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e attendo i vostri like. E questo quindi è un piatto buono e salutare perché è al forno. Alla prossima!